Giuliana Dessio, celebre attrice del cinema e della televisione italiana, ha rilasciato di recente un'intervista al Corriere della Sera in cui ha affrontato vari aspetti della sua vita personale e professionale. Con grande franchezza ha parlato del desiderio non realizzato di diventare madre e delle difficoltà vissute all'interno della sua famiglia d'origine. Ciò che ha colpito di più è stato il suo racconto sul rapporto ormai logoro con il mondo dello spettacolo. Da 10 anni non ricevo più chiamate, ha confessato con amarezza, rivelando una profonda delusione nei confronti di un'industria che sembra averla dimenticata. Giuliana Dessio ha sempre avuto un legame profondo con il cinema, nato fin da bambina, quando trascorreva le giornate in una sala cinematografica vicino casa. Nonostante il successo e i riconoscimenti ottenuti con importanti ruoli, negli ultimi 10 anni non ha ricevuto proposte significative né per il cinema né per la televisione. Questo ha lasciato in lei una lacrima per un mondo che sembra averla abbandonata. Nonostante i numerosi premi ottenuti nel corso della sua carriera, la mancanza di nuovi progetti rappresenta per Giuliana Dessio una ferita aperta. Desiderosa di tornare sul set, lancia quasi un appello a quei registi che potrebbero offrirle una nuova opportunità. Anche il desiderio di maternità non realizzato ha segnato profondamente la sua vita, con 2 gravidanze interrotte che le hanno lasciato un dolore ancora vivo. Nell'intervista, l'attrice ha rivelato un lato più vulnerabile di sé, sottolineando la sua complessità interiore e il senso di spaesamento che la caratterizza. Nonostante tutto, la speranza di nuovi progetti e il desiderio di riscatto restano vivi in lei, dimostrando una determinazione e una passione per il mestiere di attrice che non si sono affievolite con il tempo. La sua storia invita a riflettere su come l'industria dello spettacolo